Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro secondo canale La coppia che scoppia vlog. Nel video di oggi, che capelli orribili che ho, porca miseria, non hanno una forma, non hanno niente, ma polpettina, perché un mese fa è stata operata e adesso abbiamo tolto finalmente i punti. La mia principessa. Il video di oggi è un po' diverso perché voglio cercare insieme a voi su Google i tipi di verdure che si possono piantare a gennaio per far sì che crescano. Ok, cosa si semina a gennaio, ho trovato. Si dice che gennaio non è un mese perfetto per seminare, soprattutto al nord, se non in una serra. Ma mio papà nel giardino ne ha costruita una. Tu hai semi di pomodoro per caso? Pomodori lunghi si seminano in febbraio in luogo riparato. E dai, li seminiamo? Seminiamo pomodori, i pomodori tondi anche in febbraio e i peperoni in febbraio. Sì, l'ho letto dei peperoni. Ok, allora ragazzi, seminiamo tre cose: pomodori, peperoni e melanzane. E dai, andiamo a comprare allora. Okay, andiamo. Siamo finalmente giunti al Carrefour, io e mio papà, e stiamo cercando la sezione del giardinaggio. Forse abbiamo trovato, no, scherzo. Come, non c'è la parte per le piantine? No, che delusione! Non c'è ancora niente, guardate. Primo tentativo fallito. Al massimo andiamo in un altro supermercato, papi. Non abbiamo trovato le bustine di pomodoro. Non c'è nulla. Mai una gioia, papà. Mai una. Povero liceo. Ragazzi, abbiamo cambiato supermercato e stiamo per scoprire se qui ci sono, ma io ho dei seri dubbi. Che palle. Allora, qui abbiamo le bustine dei fiori. Aggiornamento sulla questione semi da comprare. La situazione ora è in stallo. Ci fermiamo un attimo. Cioè, mi sto demoralizzando perché non è possibile che cerco una cosa. Sono andata stamattina al PAM e non li ho trovati. E oggi pomeriggio sono andata al Carrefour, al Lidl e non li ho trovati. Se io sono andata in tutti, sono andata su tre supermercati, nemmeno un posto. Sono scioccata. Comunque, la speranza è che appena ho la macchina troverò questi semi benedetti. Voi eravate rimasti a me e mio papà che siamo andati dove? Al Carrefour, al Lidl? Per cercare i semi. Per cercare i semi e non li abbiamo trovati. Per puro caso vado allo Shan e trovo questi qua. 2 euro e ho trovato sia questi peperoncini. Sono piccanti, mi sa, vero? Sì, mio papà mi aveva detto aspetta febbraio che arrivano. Infatti a febbraio sono andata, i primi di febbraio sono andata al Lidl. Questi, ho trovato questi a 30 centesimi. Non potevo aspettare, come avevi detto tu. Ho recuperato questo contenitore apposito che serve proprio per seminare. Per seminare serve, no? Iniziamo. Allora, devi prendere la terra. Beh, puoi farlo anche tu con me, eh? Che devo farlo da sola. La terra bisogna toccarla con le mani. Ok, ok. Ah, la spezzo così? Ah, ma tutti bisogna riempirli. Certo, devi seminare tutti. Ma il seme come fa se c'è? Bisogna poi il seme lo inseriamo dentro la terra, di pochi millimetri sotto la terra. Io pensavo dovesse essere tutto sotterrato. No. Okay. Di solito si semina mettendo il seme nella profondità della sua dimensione, solito. Ah, ok, pochettino, quindi... Pochettino di più, là, niente di più. Lavoro direi che è quello più fastidioso comunque. Mia, tronchi sono, cioè guardate che pezzi di tronchi che ci sono. Direi che ci siamo. Hanno fatto un capolavoro. Ora stiamo per mettere i primi semi e io sono curiosissima poi di vedere come crescono questi, come vengono buoni. Guardate che carini. Abbiamo riempito tutta questo contenitore con la terra e ora con le pinzette per le sopracciglia andiamo ad inserire questi semini nei vari buchetti. Altra bustina. Mentre ti aspettavo facevo le varie etichette, vedi? Incredibile! Ce l'ho fatta! Con le pinzette prendo due semini, giusto papi, due, ne metto, ok? Di più di due? Per tre file, una, due e tre file. Riusciamo a farle tutte quelle là che ce l'avamo prefissati? Sì, qua ce ne sono 7, 14, 21, vuoi che non hai 21 semi? Cioè, chi è un minimo cieco non ce la fa a fare questa. No! Ok. Secondo i pidocchi. Quello l'ho messo. Mancano gli ultimi che sono i pomodorini di San Marzano. Ah, qua ce ne sono di più. Ah, allora facciamo tutte le... Perché poi mancano quattro file. E quindi le prossime quattro file le facciamo tutti con i pomodorini di San Marzano che sono buoni. Ok. Allora, San Marzano è fatta. Ho preso anche, vedi, un po' di terra con humus.
cosa sarebbe? Sarebbe la cacca dei lombrichi, che è quella che fa, fa la migliore, il miglior concime che ci sia. L'humus. No, allora spiego un po' cosa stiamo per mettere sopra i nostri pomodori. Questa qui è la terra. Guardate. La terra digerita dai lombrichi. Ho fatto un errore, mi sono dimenticata di scrivere quali pomodorini. Ho piantato quindi qua i pomodorini gialli, i peperoncini, i ciliegini e i sammarzano. Sammarzano, siccome erano più semi e mi piacciono tantissimo, ho fatto quattro file. Mio papà sta facendo una piccola serra con questo pezzo di metallo. E tenga solo il nylon sopra, no? Questa è la mini serra che mio papà ha creato. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia, una piccola serra, che carino. La nostra impresa è stata ardua, ma ce l'abbiamo fatta, grazie mio papà. Guardate che capolavoro. Questa è la nostra mini serra in sala. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa del che sei capace? La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. La coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroe. La coppia che scoppia, è un'esplosione. Il codice dentro il nostro cuore.